Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarti un efficace lick dorico con qualche sorpresina all'interno applicabile su una Vamp 2.5 o in altri contesti modali. Prima di addentrarci nell'analisi del lick, gasiamoci con la sigla. Solitamente pratico questo fraseggio con una suddivisione in sedicesimi, alternandola agli accordi di La minore nona e Re nona eseguiti con una ritmica funk. Ho composto questo fraseggio circa 20 anni fa, quando frequentavo il conservatorio, e se rimarrai fino alla fine di questo video ti mostrerò come applicavo fraseggi simili anche in contesti live. La frase può essere eseguita utilizzando solo il dito indice ed anulare e avremo il suono di La, di Si, di Re, di Mi, di Re diesis, di Fa diesis, Sol diesis, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, Si bemolle, Do, Si bemolle, Si. Questo lick risulta particolarmente efficace su accordi minori che hanno la nona al canto. Questo perché il fraseggio stesso termina ed ha quindi come target note una nona. Infatti, se facciamo un esempio con un accordo di La minore nona che presenta una nona al canto, avremo questo voicing alternato al fraseggio che termina anch'esso con la nona. In termini armonici abbiamo la nota di La che corrisponde alla tonica del modo dorico, la nota di Si alla seconda, la nota di Re alla quarta, la nota di Mi alla quinta giusta, la nota di Re diesis corrisponde alla quarta aumentata del modo dorico undicesima diesis che proviene dalla scala minore armonica di Mi. Poi abbiamo la sesta maggiore, la nota di Fa diesis, la settima maggiore, la nota di Sol diesis che proviene dal modo minore melodico di La, poi abbiamo la nota di Si che è la seconda oppure ad un'ottava superiore alla nona. Abbiamo la terza minore, il Do, l'undicesima, la quinta giusta, un'altra sesta maggiore all'ottava superiore, dunque una tredicesima, una settima minore, quindi un Sol, e un doppio approccio cromatico, un Si bemolle, Do, Si bemolle, e poi andiamo a finalizzare sulla nona, nota di Si. Molto bene, adesso come promesso andiamo ad ascoltare come qualche annetto fa sperimentavo ed applicavo questa tipologia di fraseggi anche in contesti live. Per oggi è tutto, se questo video ti è stato utile o di ispirazione fammelo sapere lasciando un commento. Inoltre ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale con la campanella. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!